Ciao, buon pomeriggio, ben arrivato a Palermo. Ciao, buon pomeriggio. Ho sentito che da Catanzaro dicono tutti che hai fatto molto per arrivare a Palermo. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Cosa c'è di vero in queste parole? E come arrivi in Rosa Nero? Innanzitutto, buonasera. Comunque è una lunga storia, è una cosa che fa parte del passato, ormai è meglio non entrare in mezzo a questo discorso. L'importante è stare qua a Palermo e cercare di fare il massimo e di dare tutto per raggiungere l'obiettivo insomma, della squadra. Ti hanno detto che eri già concentrato su Palermo, sostanzialmente, lì a Catanzaro. Sì, la trattativa, insomma, da quando ho saputo che c'è stato il Palermo, insomma, alla fine, quando abbiamo trovato l'accordo, mi sono concentrato su Palermo, perché comunque Palermo è una grande squadra, una grande società, una bella realtà, insomma. Fa sempre piacere per un giocatore, è un onore giocare a Palermo, insomma. L'ultima per me, ti chiedo se ti fa un po' paura la concorrenza, siete tantissimi lì davanti. No, la concorrenza, insomma, fa bene perché comunque ti porta a allenarti bene, ti porta a fare le cose al massimo. E ti migliora, quindi può fare che bene, insomma. Senti, un po' di cose ti volevo chiedere, sono molto curioso. Intanto, volevo sapere come stai dal punto di vista fisico, se sei pronto, perché mi pare che hai fatto tutta la preparazione e quindi se, diciamo, già col Teramo, in teoria, il mister ti può far giocare senza problemi perché stai bene fisicamente. Questa è la prima cosa che ti chiedo, poi te ne chiedo un altro paio. Che sono pronto al 100%. Mister lo sa, è che comunque cioè l'ultima settimana non è che prima di andare via da Catanzaro non ho fatto, insomma, gli allenamenti per vari motivi, quindi mister sa se sono pronto o meno, mister insomma sa bene la situazione com'è, quindi io mi alleno tutti i giorni cercando di raggiungere gli obiettivi personali. In questo momento è quello di entrare in forma e di poter dare il massimo. Poi ti volevo chiedere sulle tue caratteristiche. Io parlando con magari degli amici che conoscono molto bene la Serie C, mi dicono tutti un giocatore molto duttile che non segna tantissimo, quantomeno è quello che dicono i numeri finora, però può occupare più ruoli. Allora volevo sapere un attimino da te cosa, diciamo, qual è il ruolo che preferisci, dove ti trovi più a tuo agio. E soprattutto, insomma, questa storia dei gol, se non hai segnato tantissimo finora proprio perché non sei un bomber, o magari invece l'ambizione tua è quella di dare un contributo importante come mai è successo finora, avendo alle spalle una squadra che almeno sulla carta, insomma, è molto forte. Comunque sono nato come esterno, ma davanti, insomma, posso fare tutti i ruoli, quindi dipende il mister dove mi vuole utilizzare. Comunque per quanto riguarda i gol, so che comunque posso fare meglio con i gol, dovrei migliorare di più sotto porta. Così i gol arriveranno e cercheremo di fare il massimo per lavorare molto su questo aspetto che comunque ci può fare che bene se lo miglioriamo. Un'ultima cosa da parte mia, una curiosità, finora non hai sbagliato manco un verbo, parli meglio degli italiani. Grazie. Volevo capire un attimino, ci ricordi tu quando sei arrivato, da quanti anni sei a Palermo? Perché, ripeto, hai un linguaggio precisissimo, per Grazie. cui mi incuriosisce anche sapere un po' di più della tua storia personale. Vabbè,
Io ho la famiglia a Roma, sono in Italia insomma da 10 anni, quindi per me adattarsi in un posto dove vai è fondamentale perché comunque la lingua, se la sai, vuol dire che comunque ti stai adattando, vuol dire che ti sei adattato. E ho cercato di fare il massimo per poter almeno comunicare con la gente e niente, mi fa piacere che insomma vedete questa cosa. Buon Buon pomeriggio, benvenuto. pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio, salve. Una curiosità, oltre al Palermo c'erano altre squadre che ti seguivano e poi volevo chiederti a questo proposito cosa ti ha spinto a scegliere appunto la soluzione Palermo a sposare il progetto Rosanero. Grazie. Sì, oltre al Palermo c'avevo diverse squadre che mi seguivano, che hanno iniziato la trattativa con me, però da quando ho saputo che c'è stato il Palermo non ci ho pensato 2 volte. Per me Palermo è Palermo, Palermo è una realtà che tutti sappiamo, Palermo è conosciuto a livello mondiale. Palermo comunque è una piazza devastante, è una piazza bellissima. Giocare a Palermo, ripeto, è un onore, penso per quasi tutti i giocatori, perché comunque giocare a Palermo non è come giocare dappertutto. Buongiorno Mamadou, benvenuto a Palermo. Volevo chiederti, visto che, come dici tu, giocare a Palermo non è da tutti, non è una cosa come giocare dappertutto. Sì. In questi 10 anni che sei stato in Italia, c'è qualcosa del vecchio Palermo che ti è rimasto, che ti ha colpito particolarmente, per cui oggi puoi dire che giochi in una piazza di un livello che non c'entra granché con la Serie C? Basta solo dire ai giocatori che sono passati insomma a Palermo, perché cioè, se parli di Dybala, parli di Luca Toni, Vasquez, cioè, insomma, comunque Palermo parla da sola, insomma. Palermo è Palermo. Sono cose che ti spingono a fare queste scelte anche. Sì, per quanto riguarda te invece, tu per un anno e mezzo, 2 anni sostanzialmente hai fatto poche apparizioni tra Serie A e Serie B, l'hai soltanto assaggiate queste categorie senza Certo, riuscire a sfondare. certo. È il tuo obiettivo riuscire a raggiungere quantomeno la Serie B con la maglia del Palermo? Sì, quello è l'obiettivo. Io sì, sono venuto a Palermo perché comunque ci sta un progetto importante, perché comunque col Palermo si può arrivare lontano e ho fatto questa scelta di venire qua per arrivare in Serie B con la squadra e per arrivare anche in Serie A. Capito? Perché comunque stiamo parlando di una piazza importante, di una piazza che comunque dovrebbe andare lì dove merita. Buonasera. Ciao Mamadou, buonasera, benvenuto. Volevo chiederti, tu lo scorso anno sei arrivato ai playoff con il Catanzaro, cosa serve per raggiungere almeno questo obiettivo? Grazie. Questo obiettivo, dalla mia esperienza, serve per raggiungerlo, serve comunque giocare partita dopo partita come se fosse l'ultima, stare sul pezzo, stare concentrati, cercare di fare le cose come si devono, stare proprio concentrati, solo così si raggiunge l'obiettivo. Ci può stare la qualità e tutto, ma se non ci sta magari la cattiveria, la concentrazione, non si va da nessuna parte, come si dice. Quindi solo così si riesce a raggiungere gli obiettivi, insomma. Ciao Mamadou, benvenuto anche qui. Ti faccio due domande. La prima, se c'è qualche calciatore del passato a cui ti ispiri, e la seconda, a proposito della tua volontà di arrivare qui a Palermo, la trattativa, l'accordo, diciamo così, tra te e il Palermo, risale a qualche settimana fa, a fine agosto. Come mai, ecco, c'è stato questo rallentamento nel tuo arrivo a Palermo? Se ci puoi dare anche qualche retroscena. Grazie. Se ho capito bene, la prima domanda era al giocatore a cui mi ispiro e la seconda era cosa mi ha spinto per venire qua o quanto è durata la trattativa, no?
Sì, perché se non sbaglio l'accordo già c'era da fine agosto, non lo so, questo me lo puoi eventualmente confermare tu. Comunque io al giocatore che mi ispiravo era Jeje Okocha, era un ex calciatore africano che è nigeriano, insomma, che giocava con la nazionale nigeriana. Comunque la trattativa col Palermo è insomma durata più o meno un mese, però negli ultimi giorni della trattativa abbiamo trovato l'accordo, poi c'è stato quel blocco lì tra le due società, però l'importante è che abbiamo raggiunto gli obiettivi, siamo qua a Palermo e cerchiamo di guardare il presente, insomma, e cercare di far bene. Iaia, ti volevo chiedere un'altra cosa. L'anno scorso tu sei stato a Catanzaro, se non ricordo male c'era Auteri, che adesso è a Bari, e volevo che tu ci dicessi la tua sulle difficoltà della Serie C, sulla difficoltà che ha avuto il Bari l'anno scorso e che quindi deve fare, in qualche modo deve insegnare qualcosa anche al Palermo, no? Che è neopromosso come l'anno scorso il Bari e che più o meno nutre la stessa ambizione. E poi volevo sapere da te cosa può dare in più Auteri al Bari. Comunque, io penso che qualsiasi squadra che sta in Lega Pro, in Serie C, deve capire la realtà. Per vincere, secondo me, in C devi stare nella realtà della Serie C, insomma. Solo così si può arrivare lontani, solo così si può arrivare lontano e solo così si può vincere in C. Poi, per quanto riguarda il mister Auteri, ho un attimo rapporto con lui. Ha fatto tante cose in me, mi ha migliorato un sacco. Per me è stato molto 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 importante come allenatore nella mia carriera. Ha fatto tante cose in me, mi ha fatto capire tante cose, mi ha migliorato molto come giocatore. Lo devo ringraziare anche per questo. Magari lo ringrazio facendo quello al bar, Sì, quello sì, quello sicuro. facendo Quello sì, quello sì, quello sì. Però parlando, diciamo che comunque parlando del mister, devo dire quello che ha fatto e penso che è un'arma in più per il Bari di quest'anno. Però quando giocheremo lì, cerchiamo di vinciamo, gli faccio magari due gol, va bene, dai, una doppietta ci sta. Sì, ciao Mamadou, benvenuto a Palermo ancora una volta. Voglio chiederti intanto se hai un obiettivo, diciamo, di gol per questo campionato che andrei a affrontare con il Palermo. E poi non so se è stato chiesto, comunque volevo chiederti se hai già avuto modo di confrontarti con Boscaglia. Oggi hai fatto i primi, oggi o ieri hai fatto i primi allenamenti con la squadra, se hai già un'idea del lavoro che chiederà il mister nella fase offensiva. L'obiettivo mio per quest'anno è di fare bene partita dopo partita, di cercare di dare il massimo come sempre. Io penso che solo così si può raggiungere gli obiettivi. Il gol arriva in base alle prestazioni che fai, quello non deve essere diciamo uno stress, perché se tu pensi troppo al gol, diventa uno stress e non lo fai più. Per me l'obiettivo più importante è quello della squadra, quello di raggiungere l'obiettivo, quello di fare bene per il Palermo. Poi i gol arrivano da soli.